Scontro tra matricole, quello che andrà in scena al piano d'accio di Teramo, il Riccione se la vedrà contro e San Nicolò, una formazione che è stata la rivelazione di questo inizio torneo, che però dopo due KO consecutivi è tornata un po' più con i piedi per terra. La squadra di Vittorio Calabrese, dopo un avvio strepitoso, infatti, sta attraversando un momento non proprio felice dopo le sconfitte subite ad opera di Vispesa e Ancona. Il Riccione, all'opposto, giunge a questo incontro con un sentimento diverso, più conscio delle sue possibilità grazie alla vittoria di rimonta contro l'Agnonese nella scorsa giornata e grazie ai risultati positivi raccolti negli ultimi tre incontri, dove è riuscito a raccogliere ben 7 punti. La formazione biancoazzurra sarà orfana comunque di Bolzonetti, afflitto tuttora da qualche problema fisico, e Nodari non al meglio a causa di un'infiammazione muscolare. Lo schieramento comunque non dovrebbe subire stravolgimenti a livello tattico, nel classico 4-4-1-1 adottato da mister Valdifiori, con Buonocore in attacco a sostegno del bomber Stefanelli. La disputa, con calcio d'inizio alle ore 15, sarà diretta da Aristide Capraro di Cassino. Come si è preparata la squadra in vista del prossimo impegno in trasferta a Teramo contro il San Nicolò? Si è preparata, diciamo, come la consuetudine, cercando di curare bene l'aspetto fisico, così anche la situazione generale del gruppo per quello che riguarda la situazione atletica. Abbiamo fatto un amichevole che è stato anche un buon test giovedì con gli allievi nazionali di Cesena, quindi adesso facciamo la rifinitura e poi vediamo cosa andiamo a combinare contro una squadra che sicuramente deve prendere con le molle. Sì, 7 punti in 3 partite, il Riccione arriva da un momento molto positivo, sembra proprio che la squadra ha trovato quella continuità che tutti cercavano. Ma adesso io credo che 3 partite non si possa parlare di continuità. La continuità è se riusciamo ad andare avanti in questa maniera, in questo trend qui, ancora per un po'. Quindi anche sotto quell'aspetto lì adesso abbiamo sicuramente una partita che appunto ci dirà quella che può essere un'ulteriore crescita che poss se possiamo farla e soprattutto se riusciamo a migliorarci anche nelle prestazioni fuori casa. Ci sarà qualche modifica a livello di formazione, a livello tattico? Ma no, ma ormai il calcio non è più lo stesso, insomma. Abbiamo visto che domenica scorsa siamo partiti con un atteggiamento, con un modulo e con una squadra e poi durante la partita abbiamo modificato tutto. Io credo che il Riccione ha una risorsa importante che è un gruppo di giocatori senior che secondo me hanno in pochi e quindi è una risorsa importante che io devo essere anche bravo a gestire bene e soprattutto a far avere ai ragazzi quelle motivazioni che ci possono permettere che chiunque va in campo sia pronto a lottare per la causa e non per gli interessi personali. Oltre all'infortunato Bolzanetti, c'è qualcun altro infortunato in dubbio per la prossima No, partita? infortunato no, c'è Nodari che ha un'infiammazione al tallone e quindi anche giovedì infatti è rimasto a riposo, adesso stiamo aspettando l'esito dell'ecografia che ha fatto, potrebbe anche darsi visto che ho anche soluzioni alternative che posso vedere di risparmiarlo per farlo guarire al 100%. Gli ultimi 3 risultati non si possono discutere, però a livello di gioco di tante cose non sono contento per niente perché ho visto delle mancanze in certe partite che sicuramente mi lasciano un po' di amaro in bocca perché sapere di avere dei giocatori così importanti e non avere una classifica altrettanto importante, io parlo dei primi posti, mi lascio un po' di amaro in bocca. Quindi pensa che Riccione può dare di più a questo campionato? Ma sicuramente noi abbiamo la possibilità, secondo me già l'abbiamo dimostrato, che con un po' più di attenzioni, e attenzione non solo parte di qualcuno, parte di tutto, di tutto il gruppo e dirigenti compresi, noi potevamo avere minimo dai 16 ai 15 ai 16 punti. Vedo la squadra in certe partite che è un po' slegata, magari sarà stato anche che c'è arrivato qualche giocatore nuovo, quindi l'amarga, ma ho visto dei giocatori che possono dare di più, che forse magari in
non si sono trovati nelle posizioni chiare, oppure non riescono a rendere quello che sono le loro potenzialità. Questo è visibile dalla tribuna, ma non solo da me. Comunque, Capirate Lungo, abbiamo la possibilità di recuperare, perché, ripeto e torno a dirlo, questa squadra qui è forte, forte in tutti i reparti, e i giocatori, secondo me, se lo devono mettere in testa, che qui la società fa dei grossi sacrifici e vuole dei risultati un po' più, perché noi dobbiamo portare gente a Riccione, allo stadio, non tutte le partite a vincere striminzite senza mai avere la possibilità di rilassarsi un attimo.